Buonasera, ociade, ociade, balboni, riboni, boni, saldoni, sardelle, sardonici, cape longhe, cape sante, cape grossoli, alle alle doni che il sol magna le ore, alle alle sciolanina che le magna anche per voi. Ehi, so, si sbottolo, per me, per voi, per tutti, una di l'altra, e se meo che noi altri, neanche non le contemo. Ah, ma voi vi ricordate che Lucinda inverno conosce Bora? E cosa la parla di Lucin? Perché la parla di Lucin? Perché la parlo di Lucin? Perché mi si è appena passata una lucignana, amica mia, che ieri mo giovani, che ho buttato l'occio anche, che ieri mo fiori. Boh, vabbè, le robe passate. E le robe di Marco Caco. A Lucin volevo dire, d'inverno, visto che si avvicina l'inverno, d'inverno conosce Bora, parista, e non se neanche a primavera. Per questo una Lucin, invece è una Lucin. Difatti, mi ero ancora ragazzetto, che d'inverno a Lucin veniva più grandi. I più grandi di voi, come? Come i più grandi di me? Sicuro che i più grandi di me. Ma i più grandi di tutti, i primi dottori di Vienna, già quella volta, diceva che per i deboli del petto non c'era meglio che Lucin. Era sì una volta più di un debole del petto. Adesso è stesso, non si sente tanto. La defunta nonna di mio marito, che aveva avuto 5 fiori prima, pensava, se chiese morti, del mal del petto d'oggi mai. Poi la figlia più grande, appena finita le scuole, indifferente, cosa mi veniva con tardi disgrazie dei tempi di Marco Cacco. Mi raccontavo che i primi dottori di Vienna diceva che per i deboli del petto, prettamente, non c'era meglio che Lucin d'inverno. Per esempio, perché credevo che l'arciduca Carlo Stefano se l'aveva fatto a Lusingrando in Rovenska, quella immensa villa che c'è a Lusingrando in Rovenska, per venire a star? No, perché era debole di petto, oddio, debole di petto. Prettamente etico egli era. Che aveva dito i miei dottori di Vienna, come dire, in malora con la cassetta, e allora stare attento, non sfaticarsi, guai fumare spagnoletti, ed è inverno niente di meno che Lucin. Ah, storciduca Carlo Stefano era malato di peto, come? Come? Prettamente etico lei era, di quei con febbre di dopo pranzo, oddio. Avendo possibilità, questi etici quella volta vi durava anni anorum. E a Lucin qualchedun se l'aveva anche inguarito. Ma l'arciduca Carlo Stefano in principio vei era assai male. Mi ricordo come ieri che cos'è arrivato col vapore a Lucin piccolo e lo menaga, menando a Lucin grande in carrozza. Barbacecco che ha messo una coperta sui zenocci a quadratoni. Vedè cosa che non se si ricorda qualche volta. E certe robe resta imprese. Barbacheco, dicevi, qual Barbacheco? Barbacheco po', il vecchio Barbacheco che già quella volta figurava se prima della prima guerra gli era già in pensione. E in pensione che gli era, il stesso gli era sempre sentato fuori il governo marittimo, su un banchetto di piera che era là, proprio sotto dello stemma con l'aquila d'oteste. E così, cos'è arrivato a Lucin Piccolo, l'arciduca Carlo Stefano, il che aveva dito di accompagnarlo anche a lui in carrozza a Lucin Grando, e lui che aveva messo una coperta sui zenocci a quadratoni. E gli era vecchio, sì, Barbacheco, mi ricordo anche me. Cos'è morto? E il che aveva un'eresia de anni. Non se maga mai savesto quanti. Perché quella volta neanche a noi vigni, noi tigniva scritturazioni, coli era nato, intendo, indifferente, vecchio in pensione e vei era già. Cosa è arrivato, sto Carlo Stefano, malato, e compagnia che gli aveva fatto in carrozza ciacolandoghe, ciacolon che gli era, e tutto mostrandoghe, setandoghe la coperta sui zenocci. Subito, storciduca Carlo Stefano lo aveva sciolto in simpatia. Sto vezzell'uomo, domandava sempre in villa in Rovenska.
E allora subito mandava a chiamare il governo marittimo Barbacheco, che lui, dicevo, era facile trovarlo perché era sempre sentato su quel banchetto di piera, proprio sotto dello stemma con l'aquila d'oteste del governo marittimo. E Barbacheco che andava a far compagnia? Come no? Lui tutto che contava e tutto che mostrava. Quella di sta parte vese Albe, oltre a poter anche veder Veglia. E Cherso vese quella? No, il brutto tempo non mi viene là, il brutto tempo mi viene da quest'altra parte, di San Piero ai Nembi. No, no, quel non vese un cocal, quel vese un masolo, Maniabalini, come che chiamiamo noi altri sciol. Rideva. Chi Barbacheco? No, l'arciduca Carlo Stefano rideva, de sto vecchietto che lo chiamava sciol. Perché tutti gli altri qua a Trieste, a Vienna, massima parte, e lo chiamava Altezza Imperiale, Vostra Grazia, Doppia Altezza, cosa somì? Barbacheco invece sciol, sciol l'arciduca qualche volta. E era assai cocco lo vecchietto Barbacheco. Vecchietto sì, ma ancora in gamba, vorrei credere che sto arciduca Carlo Stefano, subito meo che già cominciato a star aria buona che Lucinda inverno quasi più niente che non fumava Spagnoletti, che invece a Vienna diceva che fumava Orori, attenti che stava tutti sol e riposo e stava zameio. E qualche volta, qui era belle giornate, pensava se Barbacheco lo menava in caiccio, in sti bei loghi che a Lucin, una crivizza, un Zabodarsky, e non parliamo cigale. Ah, se menava in caiccio con Barbacheco, così loro i due soli. Sicuro, per quel che l'arciduca Carlo Stefano vi era prettamente democratico, e lasciava dito naturale dove che andava, ma non andava in caiccio solo con Barbacheco, che voleva, che vogava, ancora in gamba che gli era, perché sapeva cosa che gli era venuta tutto intorno sto Carlo Stefano? Febbre dopo pranzo? Ma cosa febbre dopo pranzo? Quello in principio, ma dopo che stava Zameo, che andava in caiccio con Barbacheco, gli era venuta tutto intorno la passione di pescare con la Tonia. Tobbese domo, e dimandava così alla nostra, che se l'aveva imparato con la bella giornata di mattina. E subito che mandava a chiamare Barbacheco, che quando gli era in vila era sempre sentato fuori il governo marittimo, con Pedocci, Sadonzini Peresca, Zapronti. L'ho ripulito, mi andava fuori col caiccio, Barbacheco, potete capire, sapeva tutti i loghi, gli buttava il ferro e con le tonie, una per uomo, un de qua e un de là, gli pescava fino a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza. E sapevi cosa teneva Barbacheco in una scatola d'elata? Vermi peresca? No, spagnoletti. Perché i dottori di Vienna e anche dottor Colombis qua, che andava ogni giorno in villa, che aveva inibito i spagnoletti. Barbacheco invece in caiccio, d'esa mattina, dopo merenda, che portava de per con sé, sandwich de rosette con prosciutto cotto che non sei pesante, e una fiaschetta per bere il Drio Dodelli de vin rosso che fa sangue, Barbacheco dopo tirava fuori tutto sorridente sta scatoletta come un oracolo e gli dava di fumare all'arciduca Carlo Stefano una che di vè, che di tutti i spagnoletti che vendeva in appalto Lucin gli era il più lisieri. Un giorno non fa male per chi che gli era abituato, sior, e che pensava anche a lui un spagnoletto e tutti i due fumava pulito in caiccio guardando il mar. Albe e veglia che si vedeva in fondo, bella giornata che era. Sì, un spagnoletto ogni tanto non fa male, il marzo è quel che si impisa, un spagnoletto nuovo con la cica, di vecchio, naturale, per un che si malà del petto. Beh, i pescava pulito, sapè, perché Barbacheco conosceva i loghi. Oggi che abbiamo peresca vermo di Rimini, signore, e ci appariamo orade, gli diceva Barbacheco. Un'ora da, zigava l'arciduca, Carlo Stefano tirando suso.
Ma non vese un'orada questo, Sior, che diceva Barbacheco discusando che il pesce dell'amo. Questo vese un sargo, anche a bon. Le sado con olio, sale, un fiat di radicetto e guai limone che rovina il gusto del pesce. Un sargo vese, Sior, bel sargo. E così lui tutto che imparava dei pesci, capisci, Oranina? No, Sior, questo non vese un branzin. Dove può essere questo un branzin? Questo per esempio un sievolo. Bel sievolo, di scoglio. Cosa passera? Questa per esempio una sfoglia. Bella sfoglia, oh, che bella sfoglia che abbiamo acciappato, signor. Questa per esempio buona fritta, dilicata. E una roba e l'altra. E mangiava dopo anche. Come no? L'arciduca Carlo Stefano faceva apparecchiare tutto. Cosa che ciappava e per Barbacheco gli faceva prontare in cucina, perché lui, capirei, del sangue che gli era, e doveva mangiare coi suoi in camera di pranzo. E un arciduca, come vuole che mangi in cucina? Naturale! E poi era invece tempo misià, se era, che vi contavo, mi stesso lui lo mandava a ciamare di mattina a buon'ora. E invece di andare in caiccio, gli andava in carrozza di lusso in grande, fino in piccolo, a vedere i pescatori che scaricavano le cassette de pesce. No, questi non vese sgombri, che diceva Barbacheco. Questa vese lanzarde. No, queste non vese ragoste. Questi vese astisi, signor. Noi non avremo ragoste per quelli che vogliono andare in Dalmazia. E si è andati in Dalmazia? Come? Ma no, ma come volevi che potessi muoversi fino in Dalmazia? E tornava Rovensca con la carrozza. E un giorno sì, e un giorno no, era sempre quella storia, che coi passava davanti della palto di Lusin, che era appena fuori della piazza, con sola della porta allo stema, sto Carlo Stefano schizzando che deoccio che mostrava col deo a Barbacheco l'aquila do teste. Come lui, come dire che lui era l'arciduca? No, come dire che se l'appalto e che vadi a comprare che di vecchie non manchi. Sior, che diceva Barbacheco, oggi mi pare che avemo fumato già abbastanza. Ma il stesso smontava e andava a comprare. Gli era proprio diventati intrinsechi. E poi, un anno già che stava lui, sto arciduca Carlo Stefano, stava proprio assai meo e gli aveva più color anche, tanto che quella volta non si sta né Dio né santi, e con tutto che il dottor Colombis che gli aveva detto io non consiglio, ben a tutti i patti lui che volesse andare a Postumia. Avete le grotte di Postumia? Ma cosa le grotte di Postumia che c'appava freddo a Postumia, là a rente di Postumia, che quella volta poi si chiamava Adelsberg? Pensevese, beh, era il castello di un desti grandi dell'Austria, un Windischgrätz, un Jelasic, un Radetzky, non mi ricordo, che aveva imitato Acazia, Francesco Ferdinando, che era erede della Duplice, e che aveva sta moglie morganatica. Sapeva come che era, che non se la poteva mai star con lui, e tutti che faceva sprezzi perché lei era morganatica. E parlava di ste robe una volta. Bom, sto arciduca Carlo Stefano, proprio per sti sprezzi che faceva tutti gli altri, lui che volesse andare, perché era assai intrinseco di Francesco Ferdinando, che era stato anche malato di peto un periodo, ben, vuole credere che a tutti i patti gli volesse portare con sé Barbacheco. Ah, per fare che conosce Francesco Ferdinando? Ma come, che cosa? Cosa che potesse interessare a Francesco Ferdinando di conoscere Barbacheco? No, per compagnia in viaggio, lui era inabituato ormai a sto coccolo vecchietto, che ciacolava, e anche il dottor Colombi, se suoi, era più pacificati perché sapeva che Barbacheco più di un spagnoletto al giorno non gli dava. Uomo di fiducia, come? Sicuro, boh, per fare la curta in vapor fin fiume, poi in carrozza d'estato a Postumia con la stema con l'aquila do teste su sportello, che poco es ribadi a Barbacheco per dormire in sto castello che dà una bellissima cameretta in soffitta naturale, col tetto un poco in piover.
ma che se vedeva tutti i boschi, lui vi era proprio contento. Barbacheco desta cameretta, anca che dopo il contabile, ma assai contento vi era sto Carlo Stefano, perché de tanti anni malà che gli era, non gli aveva più podesto andare a cazia. E di mattina a buon'ora, col scioppo in spalla, si ga subito di mandà. Dove sei, domo? No tanto mattina a buon'ora, era mezza mattina, perché gli altri erano già andati via alle 5. Ma lui con l'umido non si fidava. Dove sei, domo? Subito gli ha mandato a chiamare Barbacheco, Suso in cameretta. E lui con Barbacheco pian senza sfaticarsi, con un can davanti, si è andati per sto bosco, per trovarsi con Francesco Ferdinando e con gli altri che già faceva marenda. E pien de bestie che era sto bosco, come che camminava così calmi e canga alza un fasan, e sto Carlo Stefano che tira zo e scioppo de spalla ed è prima cana lo cacciapà. Bravo si ha gridito tutto stupido Barbacheco, ciolendo che lo via della bocca del can. Che bel beccanoto! Ma no, no beccanoto, gli ha spiegato al siduca Carlo Stefano. Questo Barbacheco vi è un fasano. Buono rosto! E col dedo si è fatto così sulla ganassa. No, Barbacheco, gli spiegava poi andando avanti e mostrando che altri usai. Quelle lassuso non sono quaglie, quei sono pagni eroi. E poi gli diceva tutto delle pernici, dei zeveneroni e una roba e l'altra. Cazziava, cazziava. Camminava cazziando per sto bosco, se che veniva un tiro naturale, tirava. Finché, tutto in tu, come che camminava, che Barbacheco che ciacolava che anche Lussin Zeusei, sto Carlo Stefano si ferma di colpo e ciapandolo per un braccio che fa «Sito!» E gli mostra un musello alto, alto, che svolava, e smira con scioppo e pim, pum, do colpi. Vuole credere? Come un pero gnoco se venuto sto musello, grande, enorme, immenso, che fino il canga aveva paura di andare vicino. Mamma mia! Se quel che ha detto Barbacheco, mamma mia! Che tocco di bestia che avevamo ciappato, signor! E dice, messior, che usel ne sei questo? Ma com'è Barbacheco che fa questo Carlo Stefano, battendo che la mano sulla schiena tutto sorridente? Sei un'aquila, un'aquila sei. Ah, no, po', che ha detto Barbacheco. No, po', signor, come coglionè? Come può essere un'aquila con una testa sola? Vuole credere, signora Nina, che de sera a cena, in sto castello, in camera de pranzo, con le posate d'oro, con l'arciduca Carlo Stefano che conta sta storia, Francesco Ferdinando che volesto andar zo in cucina per conoscer Barbacheco?